Mourinho oggi versa in condizioni pessime, diciamo. 5 anni di amministrazione che ci lasciamo alle spalle, sono 5 anni che non hanno portato nulla al territorio, che non hanno portato nulla al paese nella complessità, quindi è uno stato di difficoltà, di degrado a cui dovremmo per forza di cose risollevarci. Abbiamo tante emergenze e tante esigenze. La socialità è uno dei problemi fondamentali che noi affronteremo per il nostro paese, un paese che appare triste, appare in un certo senso rassegnato perché non c'è stata nessuna interlocuzione con gli amministratori, come dire, la classe dirigente di questo paese si è spostata dal territorio. Non ha avuto rapporti con il territorio. Abbiamo problemi su tutte le frazioni, sul centro storico, sulla marina, quindi dovremo affrontare veramente tante e tante problematiche. Ce la metteremo tutta perché la competizione ci porta, come dire, ad un impegno non secondario e comunque la passione sarà dalla nostra parte. Professionalità, noi rappresentiamo oltre che il territorio, abbiamo candidati di ogni parte del territorio, da Orsini a Focà, Caologna Marina, Caologna Centro, quindi le frazioni sono ben rappresentate, mentre nella passata amministrazione sono state dimenticate. E poi le qualità, le capacità che hanno i componenti della lista. L'altra coalizione ci riconosceva di aver formato un'armata, voleva dirci sicuramente che per competenze e qualità questo paese può riporre sicuramente la speranza nella lista numero 2 per poter venire fuori dalle secche dove è stata cacciata. Paese diverso, un paese che rinasce, un paese che riemerge, un paese che ha ripreso la voglia di vivere, non più la tristezza di tutto questo periodo. Quindi un paese dove i suoi amministratori possono essere orgogliosi di aver guidato una comunità e di averla guidata verso un porto giusto. Quindi l'impegno di tutti i componenti va in questa direzione. Io non parlo di un singolo componente, il candidato a sindaco o altro. Noi abbiamo ben fatto una compagine avendo affrontato anche situazioni importanti, considerate che numerose erano le persone che volevano farne parte, ma anche chi non ne ha fatto parte comunque viene quotidianamente e sistematicamente coinvolto in un'idea di paese dove tutti siamo impegnati e dove vogliamo riportare il paese veramente al centro, perché è la comunità che deve decidere, è la comunità che si deve sentire protagonista. E noi su questo prendiamo un impegno serio, così come su altre questioni, su altri aspetti, prendiamo un impegno serio perché siamo una coalizione fatta di gente seria, di gente che si confronta sui problemi e che non fa solo degli annunci o degli spot. Ma per quanto riguarda i fondi, riteniamo di avere, ancora una volta ribadisco, le professionalità in modo tale che si possa accedere alle risorse che vengono messe in campo dal PNRR e abbiamo anche la possibilità, come dire, di avere anche l'opportunità di avere dalla nostra parte il consigliere regionale, l'onorevole Cirillo, che non esiterà a spendersi per il paese, per il territorio. Questa è anche una chiave di volta, quindi le intelligenze, le capacità che ci sono nella coalizione, un impegno serio e profondo fatto sulle questioni, sulle leggi che noi già conosciamo e sappiamo, anche se ce ne saranno altre in futuro, per il rilancio serio e concreto della nostra comunità. Quindi elencare situazioni che riguardano il territorio, potremmo dire questione Rupe Maietta e servizio idrico a Caologna Superiore e nelle frazioni dove anche lì manca l'acqua,
sott'acqua, lungomare, sottopasso o cavalcavia per dare l'accesso, per unire il paese e la marina. Ecco, sono solo alcuni dei punti che noi tratteremo subito e su cui non dormiremo un solo istante. Per questo chiediamo la fiducia ai cittadini, chiedendogli di votare la lista numero 2, in modo tale che Caulonia possa veramente ripartire.